e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi, come avete letto dal titolo, vi propongo un book tag. Un book tag molto particolare perché con questo book tag farò un po' il bilancio di quelle che sono state le letture del mio 2017. E infatti il book tag si intitola 2017 Read Book Tag. E appunto è un tag composto da una serie di domande che andranno ad analizzare i vari libri che ho letto nel 2017. Ovviamente verso fine dicembre, inizio gennaio farò un video con i miei libri preferiti e i libri peggiori che ho letto nel 2017, in cui vi spiegherò nel dettaglio perché mi sono piaciuti particolarmente quei libri oppure perché non mi sono piaciuti affatto. Detto questo, direi di non perdermi in chiacchiere e di iniziare subito con il video. Allora, il tag si compone di 8 domande e la prima domanda è: qual è il primo libro che hai letto nel 2017? E per questa domanda io ho scelto Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, che è stato il primo libro che ho letto nel 2017. L'ho iniziato tipo il 2 gennaio ed è questa edizione, tra l'altro, è bellissima perché è un'edizione da edicola, penso che escano ancora i classici. Purtroppo ho preso solo questa che è stata la prima uscita, poi comunque gli altri me li sono fatti un po' sfuggire, alcuni non mi interessavano, era il periodo in cui avevo perso interesse per i classici, ma questo ovviamente non vi riguarda. Quindi ritorniamo al ritratto di Dorian Gray. È stato appunto il primo libro che ho letto nel 2017, l'ho letto in 3 giorni ed è un classico che assolutamente vi consiglio di leggere, perché è un classico molto attuale che rispecchia quelle che sono le vanità dei giovani di oggi. E appunto io vi consiglio di leggere assolutamente Il ritratto di Dorian Gray, che tra l'altro è tra i miei classici preferiti. Seconda domanda: qual è il libro più breve che hai letto nel 2017? Per questa domanda ho scelto Kindred Spirits di Rainbow Rowell. Sebbene io non abbia mai letto niente di Rainbow Rowell, a parte appunto Kindred Spirits, ho deciso di prendere questo libricino sostanzialmente perché veniva 1 euro e per 1 euro, cioè, l'ho preso, e la storia è abbastanza carina. Tra l'altro, questo è il libro più piccolo perché si compone di 62 pagine. Di 62 pagine, e stavo dicendo appunto che la storia è abbastanza carina. Poi, ovviamente, parla di Star Wars, e quindi come potevo non lasciarlo lì? E niente, questo è un libro che vi consiglio, un libricino brevissimo, 62 pagine, si legge davvero subito. Io l'ho letto neanche in un giorno, in qualche ora. L'inglese, tra l'altro, è facilissimo, quindi state tranquilli. Non so se sia ancora reperibile in questa edizione, perché adesso è uscita una raccolta di novelle di Rainbow Rowell, però comunque se doveste trovarlo io vi consiglio assolutamente di prenderlo perché alla fine ne vale la pena. Terza domanda: qual è il libro più voluminoso che hai letto quest'anno? Per questa domanda io ho scelto La verità sul caso Eric Ebert di Joël Dicker, che è il libro più lungo che ho letto quest'anno e si compone di più di 700 pagine. Dovrebbero essere tipo 770, sì, infatti, 770 pagine, ed è in assoluto il libro più lungo che ho letto quest'anno e uno dei miei preferiti in assoluto, uno dei miei libri preferiti di sempre. Sebbene siano 700 pagine, io l'ho letto in 4-5 giorni ed è assolutamente una lettura super scorrevole. Vi assicuro che questo libro vi terrà incollati alle pagine, non smetterete di leggerlo fino a quando non sarete arrivati alla fine. Io vi consiglio assolutamente di leggerlo, magari in un periodo in cui avete più tempo, perché non potrete staccarvene, ve lo assicuro. A me ha fatto questo effetto e non vedo l'ora di leggere qualcos'altro di Joël Dicker, e sicuramente questo libro lo vedrete nei libri migliori del 2017, e in quel video ve ne parlerò di sicuro meglio. Vi dico solo che l'ho adorato, è tra i miei libri preferiti in assoluto, come ho già detto, e niente, leggetelo perché ne vale assolutamente la pena. Quarta domanda: quale libro ho letto nel 2017 ti ha sorpreso positivamente? Per questa domanda ho scelto una lettura recente, ovvero La casa per bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs, che appunto vi ho mostrato negli ultimi video, nel book haul e nel wrap up. E niente, questo libro mi ha sorpreso in assoluto positivamente, perché non mi aspettavo di trovare questo libro così bello, che mi piacesse così tanto, perché comunque avevo sentito pareri discordanti tra loro all'interno del web riguardo questo libro, e ero un po' timoroso nel leggerlo.
Poi però l'ho letto, ho cambiato completamente idea riguardo a questo romanzo e io vi consiglio assolutamente di leggerlo. Se volete magari sentirmene parlare in modo più approfondito, vi linko qui sotto il wrap-up dove vi parlo appunto di questa meraviglia. Vi posso dire soltanto di leggerlo e niente, leggetelo perché ne vale assolutamente la pena. E tra l'altro anche questo molto probabilmente lo vedrete nel video dei miei libri preferiti del 2017. Quinta domanda, quale libro apprezzato da molti a te non è piaciuto? Per questa domanda ho scelto un classico, un altro classico che è Il Grande Gatsby di Fitzgerald, che è appunto in questa edizione Giunti della collana Passepartout al prezzo di 5,90 euro. E niente, questo romanzo non mi è piaciuto per niente, gli ho dato 2 stelline. È un classico, lo so, è piaciuto a moltissime persone. Molte persone lo amano, lo elogiano, ma io non ce l'ho fatta, ragazzi. Cioè, ci ho messo 4 giorni a finirlo e io di solito è molto corto perché è 200 pagine. Io d'estate leggo dalle 100 alle 150 pagine al giorno. Ci ho messo 4 giorni per finirlo ed è stato davvero difficile. La storia non mi ha colpito affatto, non sono rimasto colpito dalla storia. Sebbene sia un classico, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente, e questo probabilmente lo vedrete nei libri peggiori letti nel 2017. E niente, non vi posso consigliare di leggerlo, non leggetelo, oppure magari leggetelo per farvi un'idea vostra, non lo so. Io comunque non penso di rileggerlo, anzi sono contento di aver speso pochissimo per questo libro perché no, non mi è piaciuto affatto. Sesta domanda, parla di un autore, autrice che hai letto per la prima volta nel 2017. Per questa domanda, come potevo non citare loro due, che sono diventati praticamente due tra i miei scrittori preferiti in assoluto, e sto parlando, anzi, coloro che mi seguono ormai dagli inizi del canale sapranno già di chi sto parlando, e sto parlando di Rick Riordan e Cornelia Funke, e qui ho preso il primo capitolo di Eroe dell'Olimpo, L'Eroe Perduto, per non mostrarvi tutti i volumi della saga di Percy Jackson, altrimenti non ce l'avrei fatta, e poi Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke, sebbene io di Cornelia Funke abbia letto anche Dragon Rider, e non vedo l'ora di leggere gli altri libri che spero mi arriveranno sotto l'albero, anzi sono quasi sicuro che li troverò sotto l'albero, ma non perdiamoci in considerazioni inutili, e niente. Questi due autori mi hanno colpito in assoluto per il loro stile. Lo stile di Cornelia Funke, come ho già ripetuto nei miei video, è uno stile molto descrittivo, ricco di particolari, ma allo stesso tempo scorrevole, che io vi consiglio assolutamente. Immergetevi in un libro di Cornelia Funke e sarà come vivere la storia davvero. E questa è una cosa fantastica, penso che ogni scrittore debba possedere questo talento, e di sicuro Cornelia Funke ce l'ha, e io ho amato alla follia Cuore d'inchiostro, anche questo lo troverete di sicuro nei libri preferiti del 2017. E niente, io vi consiglio assolutamente questa autrice. Tra l'altro anche Dragon Rider mi è piaciuto abbastanza, però Cuore d'inchiostro è un capolavoro, leggete assolutamente qualcosa di Cornelia Funke. E poi Rick Riordan, perché Rick Riordan ormai mi avete sentito parlare di Rick Riordan sempre, perché lo stile di Rick Riordan è semplice, scorrevole, in alcune parti comico, e quindi questa è una lettura leggera, perfetta, è una lettura bellissima, cioè parla della mitologia in assoluto, sta diventando uno dei miei scrittori preferiti in assoluto, e io assolutamente vi consiglio di leggere qualcosa di Rick Riordan, mi pare di aver ripetuto in assoluto, assolutamente, vabbè, non fateci caso, comunque leggete assolutamente Rick Riordan e Cornelia Funke perché ne vale davvero la pena. Settima e penultima domanda, parla di un libro che hai letto tutto ad un fiato, e per questa domanda io ho scelto Una serie di sfortunati eventi, L'ascensore ansiogeno di Lemony Snicket, che ho letto in un giorno. In un giorno, e sono 218 pagine, e niente. Una serie di sfortunati eventi, Lemony Snicket, così come Rick Riordan e Cornelia Funke, Lemony Snicket sta diventando uno dei miei autori preferiti in assoluto perché il suo stile di scrittura è super scorrevole, vi giuro. Io ho letto questo libro in un giorno e non me ne sono accorto, cioè non riuscivo a staccarmi dalle pagine, davvero, e in assoluto vi consiglio davvero di leggere la saga di Una serie di sfortunati eventi perché ne vale la pena. Tra
Tra l'altro, io non vedo l'ora di continuare questa saga perché è qualcosa di meraviglioso. Cioè, sebbene siano 13 libri, io voglio leggerli assolutamente tutti, soprattutto se gli ultimi 7 mi piaceranno come i primi 6. Io vi consiglio di leggere qualcosa di Lemony Snicket perché è un autore fantastico e questo volume della saga di una serie di sfortunati eventi, così come gli altri che ho letto, è super scorrevole, lo stile di scrittura è super scorrevole e vi assicuro che anche voi come me leggerete questi libri tutti ad un fiato, quindi leggete una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket. Ultima domanda, c'è un libro che ti è stato consigliato da qualcuno e che ti è piaciuto molto? Bene, io per questa domanda ho scelto un libro che è stato consigliato da una booktuber, ovvero Arianna di The Little Black Bookshelf. Ok, niente, vi lascio ovviamente il link qui sotto in descrizione e il libro di cui sto parlando è Un ponte per terabitia di Catherine Patterson. Lei ne aveva parlato in uno dei suoi video, mi pare comunque un video abbastanza vecchio, cioè non recente ma dell'anno scorso, e da quel momento io l'avevo messo nella mia wishlist e quando si è presentata l'occasione di prenderlo non mi aspettavo che questo libro mi colpisse e mi piacesse così tanto. Davvero, la storia, i personaggi mi hanno colpito moltissimo, è una storia davvero commovente e questo è diventato uno dei miei libri preferiti in assoluto, che come vi ho già detto in un wrap-up, mi pare in quello di settembre, sì, comunque trovate nelle schede o qui sotto, vi linko anche il wrap-up. Io vi consiglio assolutamente di leggere Un ponte per terabitia di Catherine Patterson perché ne vale assolutamente la pena e ringrazio Arianna che, non so, penso che non guarderà mai questo video, comunque ringrazio Arianna per avermi consigliato questo libro meraviglioso. Niente, io l'ho adorato e vi consiglio assolutamente di leggerlo. Bene, il book tag è finito, le domande del book tag sono finite. Ho parlato fin troppo perché finora sono circa 13 minuti di video, poi non so quanto ne usciranno con l'editing, ma vabbè. Come al solito vi ricordo di seguire il link che trovate qui sotto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, anzi vi propongo di riproporre questo book tag sul vostro canale o anche qui sotto nei commenti. Mi raccomando, fatelo perché sono curioso di conoscere le vostre risposte e noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao!